E ci ha dato anche la bustina termica. Sì. Per il viaggetto, per conservare meglio. Che sapeva già dove andavamo. Sapeva già dove andavamo. Poi non riesco a staccarlo, mi stanno tirando giù. Ma dai, torta. Ma sì. Una fettina io me la salvo, gliela porto mio papà. Probabilmente anche che noi passiamo, quando passavamo di lì ci prendevamo un pochettino, ci facevamo la scorta e ci mangiavamo. Noi facciamo lardo. Lardo, capitava di lì, investivi i tuoi soldi in lardo, arrivavi a casa e ti facevi vinello, lardo, l'oliva piccante, il panino, salamino. Bei ricordi. Qua ci sono le serviette. Signorina, guarda qua, bam, faccio vedere intanto il mio panino arabo e altro che signorina. Solo che non mette a fuoco un cazzo oggi, mi sembra. No, non è che si tappa il microfono se lo metto lì. Sposterei così, farei un po' meglio, forse si sente, c'è paura che non si sente. Beh, speriamo. Simbino? Chi è? Guarda là. Un profumo. Cos'è? Lardo, ma non è un lardo, ma cioè è fremoso. Cioè la fettina di lardo diventa spalmabile, come dire. Dagli un morso. È morbido, non fa fili, non fa. Io mi strangolo sempre queste robe. Non ce la faccio io. Mamma mia, è buono. Mamma mia, è buono. Mamma mia, è buono. Oh no, devastante, poi a lei non gli piace un cazzo, quindi. Siamo partiti per questo parco naturale a Ponte d'Adamello, però dove andare? Perché è gigantesco, si espande anche in Lombardia, certamente. Dove andare? Ritorniamo, no, ma ci sei mai stata te che scatenare di spirito? Ma mi ricordo. Da piccola. Praticamente si ritorna in queste cascate che sono il top e dopo facciamo vedere se riusciamo ad arrivarci di nuovo, perché c'è di mezzo la benzina questa volta. E vediamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Top. Top. Ci sono gran parte delle cascate del Trentino, sono qua, poi ci sono, cioè tutta una riserva naturale. Molto bello, anche solo per una passeggiatina del bosco diventa spettacolare. Spettacolare. Mi sono portato dietro sto microfono, però a sto giro faccio una prova per vedere se vi piace un po' quel microfono della macchina fotografica. Perché questo qua non riesco più, funziona nel senso tutto quanto, ma non so perché ci deve essere un'impostazione fuori che non mi registra l'audio. Oh, vediamo mo. Andiamo a Bunis. Qualcosa se vuoi. Non ho proprio idea di cosa. A posto. Ciao.
Non lo so, vabbè, io ho portato così, ma sta roba qua non lo so. Dovrei vederla fuori meglio. Siamo quasi alla fine, ci dispiace, ma è così. No, con Pulitalia, Pulitalia. detergente industriale, attenzione. Vabbè, non si vede. Eccolo. Io. Un pezzettino. Il cagnolino. Piano. Piano. Sono assaggiare se buono non sarà, meno saranno. Che idiota. Dai, tuo. 5. Bravo. Piano. Bravo. Simba. Com'era? Non mi guarda neanche più. Non gli piaceva molto. Oh porco due. Erano quelli di Brent. E noi ci vediamo a brevissimo. Tanto spacco. Sono un grande. Ok, dopo essere arrivati al punto, aver scoperto che c'era da pagare il parcheggio di 8 euro per la macchina, ma abbiamo incontrato un signore che ci diceva che questa cosa inizia dal 1° maggio, la roba di pagare il parcheggio, eccetera, quindi siamo stati fortunatissimi. Adesso abbiamo scelto, ci serve un percorsino tutto sulla strada per arrivare subito, altrimenti appunto anche come ho fatto l'altra volta, perché non si vede niente, giacchetto ovviamente da agricoltore. E come ho fatto l'altra volta, altrimenti si fa un po' la stradina di bosco così, che appunto è questa. Ragazzi, da ricordare cosa può succedere. Questo molto brutto. Comunque qua siamo al punto info, vediamo se si riesce a fare una zoomata sul casellino punto info Val Genova. Guarda che bella quella struttura, giustamente dice. Andiamo a vederla da vicino. E lì abbiamo un altro casotto. Qua abbiamo il fiumiciattolo se ci serve e poi io andrei su di là. No, non so se si può. Non mi ricordo l'altra volta di preciso che. Anche perché sta cosa non c'era, non è che sono andato 5 anni fa. Boh. Non si capisce, si capisce o non si capisce. Ah, è bellino. No? È lì nel sottobosco, il sottobosco lì sotto al buio, ma. Il sottobosco è una cosa fighissima. Guarda che storia. Tac. Molto molto bello. Tac, mia madre è contenta. C'è l'orsetto.
del VC, lui. Eccolo lì. Sì, ma guarda dove li buttano i rifiuti. Ah, cattati. Ai ai ai. Male. Ai ai ai. Molto male. Oh beh, ma sente, pisellino, lui sente, l'orsetto gli dà una, con un dito, alza su un bidone. Sì, ok, ma qua c'è l'orso? Certo. Ah, che gira libero? Certo. Ma quindi non potremmo incontrare l'orso? Potremmo incontrare l'orsetto. Ma stai scherzando? No. Adesso andiamo di là. Su di lì. Perché, cioè, oddio, volevo anche provare di là, ma... Vabbè, ma le cascate poi a dritta. Perché non mi ricordo... Ok, allora praticamente abbiamo visto che di là era per Malganardis. Allora, innanzitutto ammiriamo questa ammirevole struttura. A me mi sono sempre piaciute queste fontanelle fatte incavate nel tronco. Comunque vediamo qua. Tour Valgianova in mountain bike, guarda qua che storia. E comunque ci prendiamo il ponte. Potina, pisellino. Amore, ciao. Guarda quanta pelle, guarda quanta pelle che questo è. Amore, bello fermo. Ciccione, fermo ti ho detto. Oh no. Fermo. E niente. Questa è la situation. Uno dice, ma ti fidi ad andare in giro senza mascherina? Ma ragazzi, qua abbiamo tecniche supreme. Non puoi arrivare facilmente perlomeno a questi livelli qua. E niente, adesso ci immergiamo in questa avventura qui, ovvero tac, si sale su da qua. Infatti io mi ricordo che avevo fatto su di lì poi tutto il bosco, perché le cascate del Nardis dovrebbero venire giù da questa montagna qua più avanti, però sono solo 700 metri. Se voi vi fate la strada principale siete subito lì e non vi siete divertiti niente, anche perché tecnicamente potreste andare in macchina, però chiaramente, e in fondo appunto dicevo che c'era il bar. Invece su da qua vi fate tutto il giro dalla parete, cioè non è che andate su, però state un po' tutta da questa parte. E poi io con un mio socio qualche anno fa appunto avevo fatto su un casino ad attraversare questo fiume, a momenti ci rimettevamo la vita. Ancora qua potrei essere, mamma mia, ma Simbino, ma te che cos'è che c'è? Cos'è che c'è? Thank you.